Quanto valgono le idee? Io molto spesso vengo approcciato da persone che mi dicono: Marco, guarda, ho quest'idea fantastica, con quest'idea cambierò il mondo, è un'idea assolutamente rivoluzionaria, non l'ha mai avuta nessuno, certamente quando questa idea verrà realizzata cambieranno le cose, avrà un grandissimo successo. E a volte c'è addirittura chi mi approccia dicendo: Marco, quest'idea non te la posso raccontare, oppure me la racconta a me ma non la voglio dire in pubblico, se no me la rubano, ho paura che gli rubino l'idea. Idea di qua, idea di là, ed è fantastico avere idee, è assolutamente fantastico, le idee sono il terreno da cui poi nascono le attività, nasce il business, nasce tutto quanto quello che creiamo, tutto parte da un'idea. Però le idee purtroppo da sole non hanno quasi valore. Non è vero che un'idea ha un grandissimo valore. Tutti quanti abbiamo idee, ci sono tantissime idee in giro, il mondo è pieno di idee, non c'è scarsità di idee, non c'è mancanza di buone idee, è pieno il mondo di ottime idee. Quindi se hai una bella idea, fantastico, lode a te, ma di per sé la tua buona idea, mi dispiace dirtelo, non ha valore. Ciò che ha valore sono le idee realizzate. Un'idea, anche nemmeno tanto buona, ma una volta che viene realizzata con successo, acquista valore. Una buona idea realizzata acquista tantissimo valore, ma deve essere realizzata per acquistare valore. Da sola, a livello di idea, non ha nessun valore. E quindi quello che ti consiglio di fare è, nel momento in cui hai un'idea, in cui credi, cerca di fare di tutto per realizzarla. Per trovare un modo di realizzarla, anche magari in maniera embrionale, ma cerca di fare di tutto per realizzarla, perché un ostacolo con cui ti scontrerai non sarà che le persone ti rubano l'idea, ma sarà che le persone probabilmente non ci credono all'inizio alla bontà della tua idea. E quindi quello che dovrai fare, per se vuoi portare la tua idea avanti, è di provare alle persone, far vedere alle persone con i risultati tangibili che la tua idea funziona, che la tua idea ha gambe, che la tua idea può avere un futuro. È difficile mettersi a cercare un finanziatore semplicemente portando sul tavolo una buona idea. Cerca di portare un prototipo, cerca di portare qualcosa che fa vedere come la tua idea possa produrre davvero risultati. Quindi le idee da sole non valgono quasi nulla. Ciò che vale sono le idee realizzate, quindi cerca il più rapidamente possibile, nella maniera meno dispendiosa possibile, di arrivare ad avere una prima realizzazione della tua idea, così che faccia vedere, che dimostri al mondo che la tua idea può produrre risultati. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.